Hi guys! Oggi concludiamo il nostro viaggio nelle silent letters. Partiamo dalla lettera U, che è sempre muta prima di una vocale o dopo la G o la G. Ad esempio, guard, colleague, guest, guide, guitar. Passiamo alla lettera W. È muta in parole che iniziano con W, R, wrap, wrinkle, wrist, wrong, right. Se la parola inizia con W, ovviamente è sempre muta, come in who, whoever, whole. Altre parole comuni da sapere dove la W è muta sono answer, to, sword. La lettera X, X in italiano, non ha parole che la rendono muta, tranne una o forse due. Una che ricordo molto bene è una parola francese che è faux, scritto con proprio la X finale, che ha un significato di finta o falso. Anche la Y è raramente muta. In parole come mare, che in americano invece viene pronunciata in mire. Con la lettera Z invece non ci sono parole che la rendono muta, tranne quelle provenienti dal francese. Ad esempio, rendezvous, laissez-faire. Ovviamente in tutti questi video sulle silent letters non ti ho indicato tutte le silent letters che esistono in inglese, sono tantissime, però spero che queste linee guida e queste regoline ti possano essere d'aiuto per poter continuare a imparare anche parole che in questi video non hai trovato. E se conosci altre parole che non sai come pronunciare o parole diverse che non abbiamo preso in considerazione in questi video, scrivimi nei commenti qui sotto e sarò felice di risponderti. Nel frattempo, I will see you soon. Bye Grace.